Eccoci qua anche questa mattina. È mattina? Sì, è È mattino. mattinissima, è mattinissima. Buongiorno a tutti, buon agosto. Buon primo d'agosto, questo qua lo dico io oggi, tanto no, dillo tu. Che giorno è oggi, Massimo? Così Oggi è la il facciamo. primo agosto, domenica primo agosto, doppio bonus. Oggi Esatto. domenica, giorno di festa, e primo agosto, inizio del mese che una volta era il mese delle vacanze, adesso un po' meno, per tante ragioni, insomma. 2021, ore 11:34 e questa è la chiacchierata numero 210, quindi c'è il countdown 2, 1, 0. Assolutamente, vedi, tutto torna come si dice. Come Sì. stai, Lucio? Tutto a posto? Bene, bene, sono qua che mi sto facendo la sauna anche questa mattina, sono venute tipo sì e no un bicchiere d'acqua di gocce di pioggia, così adesso sta ritornando. Sta rievaporando, è un casino, Esatto, guarda, il Massimo. bicchiere d'acqua si è trasformato in umido, quindi va bene a tutte le piante grasse del mondo, ma a noi un po' meno. Insomma, dai, Si stiamo stava tranquilli. meglio domenica scorsa, dove ci siamo conosciuti? Dillo te dove ci Bravo, siamo bravo, conosciuti. bravo. Ci siamo conosciuti a Cortona, che è un posto storico, insomma, idealmente si dice, lo dice una canzone, lo dice un artista che l'ha composta, l'ombelico del mondo e quindi il centro d'Italia, ufficialmente, anche se è abbastanza difficile, come dire, localizzare il centro d'Italia perché siamo stretti e lunghi, quindi è abbastanza complesso. Però in termini, come dire, geografici, l'Umbria è tranquillamente il centro d'Italia. Cortona non è in Umbria, ma è molto vicino all'Umbria e quindi è proprio Esatto. ai border della Toscana. E quindi sì. Tieni un attimo il telefono così, perché se no copri il microfono. Così? Così va bene. Bene. E c'è stato questo primo esperimento dovuto a, come dire, alla creatività di questo gruppo che seguiamo su Clubhouse, che è Cultura Italia, che hanno deciso di fare la prima versione frontale di qualcosa che è social, che per definizione, tra virgolette, non andrebbe fatta. Invece noi abbiamo saltato l'ostacolo e siamo andati a Cortona per ragioni ovviamente geografiche, perché c'era gente che veniva dal nord, lui viene da Cento, io vengo da Roma, gente che veniva da Bari, gente che veniva da Milano. Abbiamo fatto punto zero, punto più centrale, e se ricordo bene più di 70 persone hanno raccolto questo invito e ci siamo incontrati ed è stata un mix Cioè, tra tu gita sei stato scolastica. uno dei miei due salvatori. Non, sì, cioè ero in un momento di crisi perché avevo 10 kg di zaino sulle spalle e non riuscivo a fare le scale. Pure Allora, io, fatto pure io. diciamo la prima rampa di scale, mai guardato e mai detto: guarda che qua ce n'è un'altra. Io purtroppo stavo avanti, per cui stavamo in questo bellissimo museo che si sviluppa in verticale e sono 6 piani. Lui il primo piano l'ha fatto con l'ascensore perché hanno fatto, come dire, i fenomeni, hanno fatto l'ascensore fino al primo piano. Le sale più belle stavano al quarto, al quinto, al sesto piano, e lui a un certo punto ha capito che bisognava salire le scale, ma non solo ha capito quello, ha capito che erano scalini improbabili, perché erano scalini del 400, del 500, se non addirittura etruschi. E quando io l'ho beccato in una scala tufoide senza corrimano, quindi stava con una mano sulla camera che scattava. Nell'altra mano c'era un teleobiettivo che sembrava non so che, sulle spalle c'era sto coso. Ho detto: scusa, dice no, qui non c'è manco il corremano. Io ho detto: vabbè, ti do una bella notizia, io ti prendo lo zaino. La brutta è che girato l'angolo ce n'è un'altra di scala. E quindi lui mi ha guardato e ho detto: vabbè, andiamo. E ci siamo fatti tutto il museo così. Insomma, io avevo Sposta la mano. certo, ma voglio No, dire, sposta la mano che non ti si sente. adesso mi senti? Adesso sì. Bene, e allora ci siamo fatti tutto il museo così, insieme, poi ognuno faceva i suoi scatti, ognuno faceva i suoi. Poi abbiamo scoperto la prima cosa in comune che è stata molto bella. Io scatto, non mi piacciono molto le foto, e quindi per, come dire,
per qualcosa di simile scatto le ombre, nel senso se c'è il sole che mi schiaccia per terra o su un muro o su una porta, faccio quelle fotografie là, mi piacciono queste foto. E lui a un certo punto mi ha detto, giravamo per questo museo, mi ha detto stai fermo un attimo lì perché stavo dietro una finestra e lui ha scattato dentro una teca dove c'erano delle cose egiziane che rifletteva sulla finestra dove riflettevo io. E mi ha detto, a me piace molto fare le foto di riflesso. Ho detto, beh, insomma, abbiamo qualcosa in comune. E siamo andati in Esatto. giro a fotografarci. Poi la cosa bellissima è che siamo capitati, la visita, questo gruppo vacanze prevedeva la visita alle tombe etrusche di Cortona e di fronte c'era un campo di girasoli che manco Hollywood poteva. Lui impazzito come un bambino a scuola, buttato in mezzo a lui, quindi facendo il fotografo ha capito la potenzialità e si è creata la coda, cioè tutte 80 persone si sono buttate nel campo a farsi le foto. No, E e ovviamente poi alla io, fine anche lui. come dico io, Massimo, non capisco perché io prendo, dico, faccio una proposta e non c'è nessuno che dice no. Ma assolutamente, Perché dai. tu Poi. eri tutto sistemato, cioè non eri da campo di giro, cioè ti ho detto, vai, ma come? Aspetta che fa, no, devi saltare il fosso e andare oltre. Sì, ma alla fine ci è andato anche lui. Io ho le foto, ho la testimonianza che dopo tutti i ragazzi e le ragazze che sono passati tra i girasoli, anche lui ha detto dai, va, aiutami, facciamo sta foto. Quindi ha saltato L'unica il fosso cosa è che anche io non ho saltato il fosso, ma sono andato giù e poi sono ritornato su. lui. Eh sì, insomma, ci siamo. È stata una cosa ibrida tra la gita scolastica, che insomma io avendo Esatto. 60 anni, era 40 anni, non è, ma anche di più. 50 Intanto anni fa. Esatto. è arrivato Changiz da Teheran. C'era molto mondo, c'era molta gente e c'era molta umanità, devo dire. Anche molto strana perché conosci delle persone per 6 mesi in un social, perché Clubhouse da gennaio che ci parliamo e ci siamo parlati nei momenti difficili di lockdown dove c'era Esatto. poco. Tra Poi tu. l'altro io e te ci saremmo parlati sì e no due volte, forse. Ma sì, nella realtà poi Clubhouse moltissimo si ascolta, Esatto. non è che devi proprio raccontare tutto. E poi rivedere queste persone che sono diventate carne ed ossa, tu c'avevi un frammentino, c'avevi una fotografia e una voce, oltretutto la tua non era questa immagine, non c'avevi la No. barba, per cui io ti ho cercato, ho detto, ma questo chi è? Poi ho scoperto chi era. E è stata una bella giornata, una bella esperienza. Non so se verrà replicata, se verrà rifatta, questo non lo so. Però è stata molto bella, è stata molto piacevole e devo dire che io ho incontrato un paio di persone molto che mi auguro insomma, di continuare a frequentare e una di queste è assolutamente Lucio Grazie. che mi ha raccontato in 2 minuti come se fossimo amici del liceo o amici come dire, del militare. Ci siamo nel giro di 5 chilometri, mi ha accompagnato alla stazione, 5 chilometri di macchine, ci siamo raccontati la vita, i figli, le storie, i cani, i gatti, tutto, e le cose belle e le cose brutte. Quindi è stato concentrato e ci siamo promessi di continuare a vederci o a sentirci nel Esatto. virtuale. E lui poi mi ha detto, senti, io ti chiamo, facciamo una cosa su Facebook, raccontiamo un po' di cose. Con piacerissimo, quindi eccoci qua. Intanto è arrivato anche Daniele da Milano che ti saluta. Bene, Daniele dal Canto era uno dei più distanti perché a parte i grossi erano Bari e Milano, quelli che hanno trottato di più per arrivare No, c'era anche Madonna di Campiglio. niente di meno, questa l'ho persa, cioè l'ho persa nei fotografici. Madonna di Campiglio, guarda che Madonna di Campiglio è assai, è su. Difatti diceva devo tornare, ci metterò circa 5 ore, poi non ho più avuto notizie. Poi Chissà. ce n'erano due che ci hanno raccontato la storia, non so se andavano a Bari o su, che la storia dei distributori di benzina, adesso non mi ricordo, c'era sicuramente il ragazzo di Bari. Sì, e insieme c'era Christian che è stato l'altro salvatore nella fase serale dopo che te sei andato via, che si è portato il mio trolley su per la salita di Cortona, no, per andare in piazza, Non c'era. e che hanno fatto praticamente da Cortona a Roma con una macchina, una City Car di quelli 50 e ci hanno messo
un tot di tempo. che si sono fermati allo stesso posto dove la signora con la Porsche lo voleva caricare via. Vabbè, ma dai, anche questo, come dire, Sono soffrono di. aneddoti fortissimi, no? Perché cioè, uno dice, ah, aspetta che anch'io potrei prendermi in bicicletta e dire vado a fare un giro a Roma, se riuscissi ad andare in bicicletta. C'è chi lo fa a piedi, c'è chi... È Certo. bellissimo, no? Cioè, ma il fatto di porsi un obiettivo, no? E andare fino in fondo è bellissimo. E tu sei maestro di porsi obiettivi, cioè, mi hai raccontato Sì. di obiettivi non solo oggettivi e lontani, ma addirittura raggiunti, che poi voglio Pensa dire. che se pensa che il nostro discorso è partito da Battistuta. Certo. Sì, infatti Battistuta io ho avuto anche, come dire, il privilegio, il piacere di conoscerlo in termini informali, perché io in quel periodo lavoravo a Firenze da un marchio importante che vestiva la Fiorentina e quindi gioco forza facemmo le divise a questi calciatori, si usa ancora. E tra parentesi ho anche il piacere non solo di salutare ma di ringraziare una persona che ho incontrato in quel periodo nel 92 e che ancora non solo, come dire, condividiamo alcune cose professionali, lei è la mia social manager, quindi gestisce tutte le pubbliche relazioni esterne, ma è un'amica, insomma, questa è la verità, non sarebbe mai diventata quella che è diventata se non era una mia amica, nel senso che ci conosciamo da 30 anni, ci siamo sempre molto rispettati, ci siamo molto voluti bene e quindi ha praticamente preso le chiavi di casa. Io faccio un lavoro che dovrebbe comprendere il corso mediatico. E un sacco di gente mi ha sempre detto: sei poco attivo nei social per tante ragioni. E nella realtà la ragione vera era che io non sono in grado di seguire queste cose perché insomma, penso che ognuno debba fare il suo mestiere. E poi c'era proprio un problema tecnico di tempo. Io fino a poco tempo fa vivevo spalmato su cinque continenti, avevo gli uffici in tutto il mondo e quindi non avevo fisicamente il tempo. Avevo fisicamente il tempo di postare la foto giusta, le cose giuste, ma i social, secondo me, sono un lavoro, devono essere seguiti da gente professionale, devono essere costanti. Se la gente ti segue, deve capire che sta seguendo un percorso. E ho provato un paio di uffici professionali, ma nella realtà non è scattata. Con Laura è scattata a gioco forza perché, ripeto, conoscendoci da 30 anni, conosciamo la vita privata di due ragazzi che sono cresciuti insieme. Nel bene e nel male, insomma, le cose belle, le famiglie, insomma, tutto quello. Quindi quando gli ho detto, Laura, mi dai una mano? Gli ho dato le chiavi di casa, quindi non, e sono molto, molto, molto felice perché, ripeto, professionalmente, insomma, non possiamo dire qual è il suo soprannome, però è una molto pragmatica, ecco, diciamo in italiano così, è una che quando deve postare sa cosa deve postare, quando postare, come postare ed è una che vede molto lungo perché è, tra virgolette, come si dice in gergo, off fashion, quindi è fuori moda, perché non gliene frega niente della moda, anche se sono 40 anni che lavora nella moda, ma l'ha sempre tenuta molto lontana e quindi riesce a dirti con molta tranquillità, Borgia, attento che stai a fare una cazzata, guarda che la fai troppo fuori, la fai troppo dentro, quindi ti dà una misura che è un lavoro extra nella realtà, perché lei dovrebbe assolutamente, come dire, seguire il flusso, però lei ha anche l'occhio lungo, riesce a capire se quella foto è giusta, se quella foto è troppo, come dire, raffinata o troppo di parte, e mi ha anche, devo dire con molta tranquillità, perché poi le cose si fanno sempre in squadra, ha avuto delle intuizioni come inserire nei social la giornata del mondo, che nella realtà, insomma, voglio dire, non è niente, però crea massa critica, nel senso, l'altro giorno era la giornata dell'amicizia, che voglio dire, se ne parla tanto, ma avere un amico è veramente importante, e abbiamo pubblicato la foto, cioè, il pezzo di Renato Zero, ma non perché perché è giusto che sia così, bisogna. Io quest'anno faccio 40 anni di carriera professionale e i miei 40 anni di carriera sono 40 anni di altissima professionalità, ma non mi sono mai preso sul serio. Cioè, bisogna avere
il coraggio di affrontare, per gente che si occupa di moda, di design, insomma, se sei un medico che opera a cuore aperto, è chiaro che devi essere, no, serio, serissimo. Per gente come noi che vive di estetica, di, lasciatemelo anche dire, di superficialità sotto certi aspetti, perché facciamo vestiti, facciamo scarpe, borse, insomma, viviamo di superficiale sotto certi aspetti, non facciamo pane, non salviamo vite, per me bisogna essere profondamente professionali, serissimi, estremamente, come dire, rigidi sotto certi aspetti, ma non bisogna crederci più di tanto, non bisogna essere, come dire, credere troppo in questa cosa, bisogna prenderci in giro. E con Laura, per fortuna, abbiamo trovato questo fatto che dove non ci prendiamo sul serio molto, anzi ci pigliamo in giro. Infatti, ed è una cosa che funziona. Tu l'hai nominata, lei è arrivata, ci dà il buongiorno e poi fa una domanda. Che vuole? Rottermeier? Dice. Aia, eccola, è lei. Lei è la Rottermeier, è la guardiana assoluta di tutto ed è importantissimo. Ragazzi, gente giovane che entra nel mondo della moda, del design, specialmente nel mondo dei social, state molto molto attenti, perché non è una questione di anche professionale, di sapienza, ma la cosa importante è capire l'obiettivo finale. Per questo bisogna studiare, bisogna capire il mood, capire le intenzioni. Io e Laura ci sentiamo tutti i giorni anche per fatti nostri, perché ripeto, siamo amici, ma ci scambiamo delle mail di 40-50 pagine dove andiamo a raccontare la rava e la fava, perché quando pubblichiamo una foto, questa foto ha sempre una ragione, anche se è una banalità di un paio di scarpe. Laura è in grado, qualora servisse, e non è il suo mestiere, di un cliente che chiama e dice: ma queste scarpe dove le fate, come le fate e perché le fate, di darti delle risposte. L'importante è sempre, come dire, essere preparati, stare sul pezzo e essere reali, genuini, non nascondere con tutta questa contraffazione, con tutta questa delocalizzazione. Noi facciamo un discorso molto preciso di Made in Italy, dove tutto è progettato, realizzato in Italia con materiali italiani, che non è una piaggeria e non è la minchiata che sentiamo in televisione Italia Prima, non è assolutamente quello il discorso, è che abbiamo una filiera e un distretto, un mondo di prodotti medio-alti che va assolutamente tutelati, perché senza mezzi termini siamo i più bravi, non ce n'è. Cioè, come facciamo noi alcune cose nel mondo e tutti nel mondo vengono a fare in Italia? È perché siamo assolutamente bravi. Quindi se noi decidiamo di fare delle cose in Italia, è giusto che siamo informati noi i primi, ma il mondo è informato e dobbiamo essere estremamente seri, professionali e professionisti per metterci a disposizione di potenziali clienti, ma anche di consumatori che vogliono fare delle semplici domande. Quindi quando andrete a fare il vostro piccolo staff di persone che si occupano di comunicazione, di pubblica relazione, deve essere sempre gente che conosce il vostro pensiero, che conosce la vostra storia o che costruisce insieme a voi il vostro brand, perché ognuno deve avere un suo spazio, una sua realtà, una sua storia, e la forza di questo brand crescerà a secondo della storia che raccontate, che poi sia reale nel senso di viene da un heritage, da una famiglia, oppure viene dal nulla. Questo non ha importanza. La narrazione della storia, raccontare una storia e costruire, scrivere questa storia insieme ai vostri clienti, ai vostri partner, è fondamentale, perché siamo già pieni di cose che dietro non hanno nulla. Noi abbiamo, e credetemi, un privilegio assoluto di essere nati in Italia, dove innanzitutto dove ti giri vedi bello. Ovunque, cioè tu da veramente la Madonna di Campiglio a Trapani, la Madonna di Campiglio ti giri e ci sono le Dolomiti e dici oddio, a Trapani ci sono delle spiagge, delle cale che dici oddio, senza passare per tutte le città, i borghi, i piccoli paesi dove ci sono, cioè, entri in una cosa e trovi Giotto, dici oddio, ma com'è sta storia? E non è casuale. E non è casualmente, è un seguito. Cioè, l'Italia, se tu
come diceva Lucio, me la faccio a piedi, non arrivo mai, perché o mi mangio una fetta di salame qua, o mi mangio una mozzarella là, o guardo una cosa, guardo un tramonto, faccio un bagno, non ne usciamo. E questo è un privilegio che gente, come dire, leggermente meno fortunata, nasce o cresce in dei paesi dove c'è la guerra, dove non c'è l'acqua, dove non c'è la libertà. Noi siamo una nazione non solo bellissima, libera. Se io voglio dire qualcosa su Lucio in questo momento, lo posso dire, e Lucio, a meno che non lo offenda in maniera, al massimo fa una denuncia che poi sappiamo tutti dove va a finire. Quindi la banalità è che siamo un popolo libero, che cresce libero, che ragiona libero, ma non capisce quanto è fortunato ad essere libero, poter, io mi faccio la barba e lui no. Ci sono dei paesi, anche questo. Infatti sto pensando a Changiz in questo momento, che dice: magari potessi collaborare con te, perché da Teheran adesso in Iran è un casino solo poter pensare. Io ho un ufficio a Teheran, ce l'ho da 20 anni, adesso ovviamente è chiuso per ragioni, però per dire, non vogliamo entrare nei sistemi politici, nei megasistemi, parliamo della stupidaggine quotidiana. In Iran, io in questo momento, non mi vedete perché c'ho i bermuda, in Iran un uomo non si può mettere le bermuda, non può mettere una canottiera, non può mettere bermuda, cioè se tu dall'albergo esci col bermuda, ti arrestano. E è inutile che domandi perché, lascia fare, cioè non entriamo. Questo, dato come assunto, cioè, non dico che in Italia, ma c'è una marea di fotografie sui social di gente che esce nuda e va in giro per Roma, per Milano, e non ti fanno niente, ti arrestano, ti mettono il cappello della polizia davanti o di dietro. E la libertà non solo di agire, ma di pensare, è uno dei doni più grandi in assoluto che abbiamo. La seconda è la sapienza, perché se tu riesci a coniugare la libertà di pensiero e affini il pensiero studiando, cercando di capire cosa succede intorno a te, cosa succede nel mondo, tu non hai bisogno di niente. Ve lo garantisco, ragazzi, io ho passato dei momenti nella vita dove non avevo la sussistenza, ma con la voglia, con il pensiero, con il rispetto di me stesso, vai a lavare i piatti e la sera mangi. Il giorno dopo è un altro giorno, incontri una persona e ti dice: ma perché fai lavare i piatti? Vieni con me, facciamo le scarpe e cominci, cioè, voglio dire, però bisogna avere sempre una dignità e un senso dell'essere, cioè che faccio, dove sono e perché lo faccio. Il privilegio che dicevo di nascere in Italia, in questo posto meraviglioso dove il cibo è eccellenza, le sedie, anche se sono fatte da uno che te lo incontri nel paese, ti fa una sedia impagliata, è una sedia dove ti siedi e non ti fa male il sedere. Il vestito è comunque una t-shirt bianca, ma è fatta forse con amore. Ecco, avere il privilegio di nascere in un posto come questo, dove fondamentalmente gli uomini fanno dei gran casini, ma se ce ne fossero meno si starebbe in paradiso sotto tutti gli aspetti, conta moltissimo. Magari se sei giovane scappi in Spagna, scappi in Grecia perché il mare, cioè va benissimo tutto, perché poi uscire vuol dire aprire la testa, capire di più, confrontarsi, meticciarsi. Però credetemi che il privilegio di essere italiani, io quando vado all'estero c'è un sacco di gente che, adesso proprio scherzando, mi tocca fisicamente, quando sanno che io sono italiano mi toccano, come per dire, allora esisti, cioè non... Fate una minchiata del tipo, fatevi un giro di orizzonte degli ultimi G7 nel mondo, dove hanno fatto dei tavoli di scambio di opinioni. Cioè, l'altra sera noi abbiamo fatto un tavolo dentro il Colosseo. Quando uno dice facciamo il G7 della cultura dentro il Colosseo, quello che penso io è esattamente questo, anche se non dici niente a quel tavolo, perché sicuramente non hanno detto niente di trascendentale, tutti e 20, per ovvie ragioni, ma stavano in un posto che, se qualcuno dice che stanno a fare, ma che stanno a fare? Stanno dentro il Colosseo, 2000 anni che sta in piedi, di che possono parlare? Di football? Assolutamente, insomma. E quindi anche quel posto evoca. Questo per dirvi, quando costruite una scarpa, un vestito, una sedia, un quadro,
cercate sempre di raschiare il barile di quello che la mamma, la nonna, la scuola, la strada, i film stravisti, ma anche le porcherie televisive o i film degli anni 70, terribile. Nell'insieme è un tessuto italiano, è una trama inordito che ce n'è pochi. Quindi se andate lì a pescare riuscirete a fare cose sicuramente più belle degli altri, perché poi, a meno che non siete degli artigiani, le cose che voi create, progettate, le farà qualcuno. E questo qualcuno in Italia non ce n'è. Cioè, quando fanno le scarpe, gli artigiani, quando fanno le camicie, le giacche, sono bravissimi. Quando infilano le perline, quando fanno delle cose che tu dici, ma com'è possibile? Ci sono delle donne in Italia, delle maestranze, che ce le sogniamo. Quindi il tuo pensiero, il tuo progetto finisce in delle mani che è fondamentale, che sanno interpretare e oltretutto sanno correggere. Perché siamo bravissimi? Perché la tua creatività finisce in mano a gente competente che può darti un punto in più su quel progetto e farlo diventare assolutamente made in Italy, quindi irripetibile. Tutto questo però tu non lo devi soltanto gestire, lo devi rispettare e probabilmente enfatizzare. E come si enfatizza? Si enfatizza solo in un modo. Ritenete possibile che un albero che alto 50 metri sta in piedi senza radici? Non è possibile. Sono le radici che fanno forte gli alberi e le foglioline nuove sono il futuro. Quindi l'albero è proprio perfetto. Voi siete le foglioline. E come dritto il fusto è da quello che ti è successo nella vita e che ti ha raddrizzato e la famiglia in primis. Ma ci sono anche gli olivi che sono dei esatto. nodi perché stanno sotto vento. Questa è la vita, non lo sappiamo che succede domani, però dovete sapere che le vostre radici sono radici fortissime, che vanno nella profondità, che vi tengono in piedi. Il vostro futuro è uscire sotto il sole e con le foglioline crescere e diventare ancora parte dell'insieme. Questo è fondamentale. I battitori liberi, sì, uno su mille, però è l'insieme che fa le cose. Anche se tu sei il frontman di un gruppo, di una squadra, di un gruppo creativo, se di dietro non hai persone che ti danno la benzina, che ti danno lo spirito, che ti aiutano, che ti correggono, che ti amplificano l'idea, non vai da nessuna parte. Il sistema è un sistema estremamente complesso ed è bene che da subito, io insegno in molte scuole, l'errore fondamentale di queste scuole è che la proposta unica è di diventare, come si dice volgarmente, stilista, che poi non si può diventare stilista perché non è una parola, diciamo designer o direttore creativo. Questa è una contraddizione in termini, perché se tu sei un creativo, la creatività per definizione non si può insegnare, non c'è. Cioè, se tu sei Pavarotti e ti nasce quella voce, eventualmente tecnologicamente oggi puoi entrare in sala di incisione e fare un disco perché la tecnologia ti aiuta, ma la voce, se devi cantare su un palco, o ce l'hai o non ce l'hai. La creatività è la stessa cosa, è un dono. Poi puoi affinarla, puoi gestirla, puoi migliorarla, ma il creativo puro non può andare a scuola a imparare la creatività. Non è una lingua, non è trasferibile. E non è trasferibile neanche in termini: un grande creatore che muore, la sorella diventa direttore artistico. Non è vero. Non è che l'eredità viene trasferita in questi termini. Uno ce l'ha dentro. E certo, ce la devi avere dentro. Da piccolo te ne accorgi subito se sei portato per certe cose, però quando io insegno a classi di 60-70 persone, che tutti 60-70 sono iscritti per diventare creativi, gli dico con molta tranquillità che probabilmente nessuno di questi 70 diventerà un creativo in quella stanza, però possono assolutamente andare a lavorare nel mondo della moda, perché il mondo della moda è un lavoro di insieme, e quindi nello studio creativo, negli studi creativi di tutti i marchi del mondo esistono 50, 100, i grossi studi hanno 300 persone che lavorano, e non sono 300, come dire, direttori artistici o creativi o fashion designer,
ma sono 300 persone che si occupano di segmenti dell'insieme, chi si occupa dell'uomo, della donna, del bambino, degli accessori, del pellame, del tessuto, degli interni, degli accessori, cioè c'è un mondo così vasto, così completo, che è un po' come dire gli spettacoli di danza classica. Esiste l'étoile e esiste il corpo di ballo. Non tutti i ballerini hanno le potenzialità e i doni di diventare il grande o la grande étoile, però possono ballare tutte le sere in teatri perché sono corpo di ballo. Nella moda è sul progetto la stessa cosa, è forse un po' più raffinata, diciamo che è una grande orchestra, c'è un direttore d'orchestra e ci sono delle peculiarità e delle professionalità, per cui c'è il pianoforte, che è il primo pianoforte, c'è il primo violino, ci sono grandi professionisti che diventano parte integrante e fondamentale della squadra. Probabilmente non diventano i frontman, cioè non escono alla fine della sfilata, ma chi esce alla fine della sfilata, se è intelligente, se è umile, se è corretto, deve ricordare che dietro di lui ci sono centinaia di persone, non solo che creano prima la collezione, ma centinaia di persone nel territorio italiano che la producono, che la fanno diventare reale. Quindi c'è posto per tutti. L'importante è avere la forza, l'importante è avere anche l'umiltà di capire che non stiamo vedendo le Olimpiadi. Io non trovo molto corretto, però nella realtà c'è una medaglia d'oro, una medaglia d'argento, una medaglia di bronzo e tanti altri che corrono. Non possono vincere tutti, è ridicolo, non ha senso. Chi vince? Vince chi probabilmente ha dei doni fisici, ma chi si allena tutti i giorni. E anche lì ci sono tutti i giornali di questa atleta americana che ha vinto tutto, è arrivata in cima al mondo e ha dovuto abbandonare perché si è incartata, come si dice, si è avvitata su se stessa e non ha saputo rispondere alla pressione troppo forte, perché è un po' come quando tu a 20 anni vinci il Festival di Sanremo e se non hai, come dire, una struttura dietro le spalle che ti aiuta, rischi di farti travolgere da questo. E comunque si sa che anche andando sulla montagna, no, prima o poi c'è la discesa. Assolutamente, però attenzione, tu lo sai, se vai in montagna dopo che innanzitutto hai seguito qualcuno più anziano di te o qualcuno più esperto di te, anche inciampando e cadendo e farti, come dire, seguendo delle indicazioni per aiutarti, quando vai in solitaria devi stare con 100 occhi, perché la montagna va rispettata e, come giustamente dici, la montagna è una scuola di vita. Non solo va rispettata la montagna, va rispettata la vita, perché non è che passi tutte le volte, devi stare sempre attento, devi sempre rispettare chi sta davanti a te, chi sta dietro a te e possibilmente fare squadra, perché nell'insieme c'è una solidarietà. Io dico che in questo momento, mai come in questo momento, la parola meticciato è quella che ci salverà. Non è il nuovo rinascimento, come dicono sui giornali per giocare, è meticciarci, cioè mischiarci, contaminarci, aiutarci nelle grandi difficoltà e nelle grandi diversità. Io quando incontro uno che è diverso da me completamente in tutte le forme politiche, economiche, sociali, fisiche, religiose, sono contentissimo, perché quando te ne vai te porti a casa qualche cosa di più, torni a casa e dici: cazzo, ho imparato una cosa. Io difatti faccio un salto indietro e ritorno a Cortona. Te sai perché, che cosa mi ha colpito di te? No, perché non ho fatto niente per colpirti. Il fatto che il gruppo andasse da una parte e tu da un'altra. Sì, cioè, però non dimenticare che sono stato lì per il gruppo. Poi è chiaro che ognuno, come dire, tende a essere, come dire, per molte ragioni. Infatti devo dire che qualcuno mi ha anche detto: ah, sei arrivato e poi a un certo punto ti sei isolato. Ci sono anche, e non voglio né giustificarmi né dire cose, però ci sono anche, come dire, dei caratteri e dei rispetti di distanza. Io ho guardato delle persone, non mi sentivo, tra virgolette, affine o in tune con queste persone e non ho voluto forzare la mano, anche perché, come dire, era un momento, potevamo stare insieme 7-8 ore, quindi nella realtà
io ho cercato di ottimizzare e ho lasciato quello, come si dice volgarmente, la mia pancia, il mio istinto, la mia chimica lavorare per me. Quindi quando io ho incontrato te, la mia chimica ha dato un segno positivo, per cui se tu devi dire al netto della giornata io vorrei tornare a casa con due persone, una l'ho già trovata, ora questa persona non è che la posso lascio lì e poi stasera dico a proposito questo è il numero. Tutto nella vita va investito, per cui io ho detto ok, per me Lucio è una persona che mi ha risposto fisicamente, nel senso che mi ha dato una chimica, io devo investire su di lui, perché alle brutte sta minchiata di venire qui, incontrare 70 persone, me ne porto una a casa, punto. E devo dire eccoci. Poi è successo con quell'altra ragazza adorabile che abbiamo giocato, e poi è successo con un ragazzo che non era neanche in clubhouse. Quindi per me aver incontrato tre persone è molto 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 importante. È come io per aver visto poi sui social selezionati da Laura tre foto su cinque, di cui una che l'hai scattata te, no? Che mi hai detto, ma io non mi piacciono queste foto, perché? E io ti ho detto il perché, no? L'hai fatta ed è andata sul social. È vero, è vero, è verissimo. E questa, guarda, adesso lui sta giocando, ma io vi dico che ho la prova provata non solo dell'onestà intellettuale di tutti e due, ma io che sono 40 anni che lavoro con la moda e quindi per forza con i fotografi, in default non mi sono mai occupato della fotografia reale, cioè nel senso non sono mai andato a rompicoglione a un fotografo e dirgli dimmi, raccontami, ho sempre dato per certo dovesse fare il suo mestiere, per cui gli dicevo senti, quella è la modella, quello è il fondo, io vorrei questa storia, e lui scattava, una volta scattava analogico 12 scatti con la Rolleiflex, 30 scatti con quell'altro, contatti, adesso si scatta in automatico, però non ho mai tecnicamente chiesto la rava e la fava, perché basta, finisce lì. Lui l'altro giorno dopo 40 anni mi ha detto sai perché te non ti piacciono i selfie? Perché invece di guardare lì, dovresti guardare là. E io, come un bambino all'asilo, che la maestra gli dice, fai così. Ho fatto il primo selfie della mia vita, guardando dove diceva lui. E mi è piaciuto. Ho detto, oh cazzo, allora ho sbagliato tutto nella vita. Io non mi faccio i selfie, non mando i selfie. Perché? Perché un fotografo mi ha detto, fai così. E allora quel selfie, il primo, l'ho mandato a tutto il mondo, come un bambino che scopre una cosa. E lui giustamente mi ha detto, ma guardate come mi stai a prendere in giro, cioè tu non sai che per scattare un selfie devi guardare in camera, ve lo giuro, col massimo dell'onestà, io non lo sapevo. Io credevo di guardare il telefono e scattare il selfie. Lui mi ha detto, no, è semplicissimo, non guardare il telefono, guarda la telecamera. Era l'obiettivo. Mi è cambiato il mondo, quindi lo ringrazierò io per tutta la vita. Domani mattina non vedo più Lucio perché mi trasferisco in Asia. Tutta la vita io farò un selfie, in quel momento Lucio sarà con me. Mi ha cambiato la vita, assolutissimamente, assolutissimamente. Grazie. Però le foto dei girasoli sono suoi, tutti quanti. Che dice la Rottermeier? Grande Lucio, istruiscilo. E invece, prima aveva scritto Lucrezia Bevilacqua, fa Rottermeier, la conosco, confermo, ma come ti definisce lei se è il suo amico da una vita? Sì, è vero, insomma, è chiaro che c'ho l'occhio, c'ho due occhi, uno nei confronti di Laura è completamente diverso, sai, io dico sacrificato, ma non è vero, le pause, perché una volta si lavorava con degli orari, per stare con lei a raccontarci delle minchiate nostre, e questo fa vita. Alla fine della fiera, se io mi ricordo delle cose di Laura, mi ricordo quello che mi ha raccontato a me dei fatti suoi, e probabilmente lei si ricorda. Questo alla fine del foglio conta molto di più di tutto il resto. Poi che sia una che è sempre stata precisa, cioè quando lei rispondeva al telefono, quando lei faceva le note, quando faceva i servizi fotografici, c'erano delle persone che doveva mettere in fila gli abiti, perché poi lì c'erano tutti i documenti per scattare, andare dall'altra parte del mondo a scattare, c'era questo, oltretutto un ragazzo a cui vogliamo bene sia io che lei, Rocco, insomma io non ho
paura a raccontare di amici che con cui lavoro da una vita. Rocco era bravissimo a fare il setup, cioè lui metteva dentro gli scatoloni, dentro questi bauli di acciaio, tutti gli outfit che erano precisissimi, perfettissimi, legati addirittura con il cordoncino personalizzato dell'azienda, dove c'era il vestito, l'accessorio, la scarpa. E questo era assolutamente il suo lavoro, e lui chiedeva gli scatoloni, poi spariva. Il problema grosso era far arrivare questi scatoloni a destinazione, e spesso era, non lo so, Fiji, Samoa, perché si scattava l'inverno per l'estate, e a chi toccava la croce era Laura, perché doveva trovare tutti i documenti, tutte le cose della SIAE, ma insomma le finanze, perché poi era roba, tra virgolette, in ovo, cioè se andavi a scattare 50 foto, andavi con 100 outfit possono tranquillamente essere venduti ovunque, in parallelo. E quindi dovevi dimostrare che sta roba andava là, stava 5 giorni lì, tornava indietro, ed era complicatissimo. Oggi con un computer, io me la ricordo, Laura non ce l'aveva il computer, ma non perché eravamo poveri, perché non c'era. E quindi lei, ma è ancora, se tu la scopri di notte, di nascosto, lei va di carta e penna. Fa l'amanuense. Io gli scrivo delle mail, lei le legge, e poi lei riscrive le mail. E sono certo, intanto vedo i quadernini, perché lei è fatta così, insomma, ma meno male, capito? Quindi a Rottermeier... Intanto è arrivato Maurizio da Roma che ci saluta. Saluto anche io Maurizio. Ci fossero molte più Rottermeier in Italia, meno rompicoglioni, secondo me sarebbe più facile tutto. E non sono di parte, insomma. Prima ho fatto vedere la foto di te all'università, sì, mentre parlavi. Adesso faccio vedere brevemente questa qua, che mi sembra tipo in formato Umarell in giro. L'ho fatta ieri. Allora, ieri, tornando da un appuntamento in via Veneto, sono sceso dal lato ombra, perché avevo un appuntamento a Fontana di Trevi. Adesso, per chi conosce Roma, via Veneto e Fontana di Trevi sono a 150 metri. Devi fare un pezzo di strada da piazza Barberini in discesa, e il lato ombra c'è la nuova sede della Rinascente, che è di una bellezza incredibile, perché hanno tenuto il fronte, poi hanno svuotato tutto l'interno e hanno fatto questa nuova Rinascente, perché la vera Rinascente, quella fatta e pensata da D'Annunzio, è stata, tra virgolette, affittata da Zara, ma non entriamo in polemica perché va bene lo stesso. Passando davanti alla Rinascente c'erano 5 vetrine con i saldi e con queste installazioni di grafici molto, molto bravi, devo dire. E passando mi sono visto riflesso e eccoci là, cioè Lucio ancora una volta. Per cui ho tenuto fuori le scarpe gialle, che era un po' il leitmotiv di quasi tutte le maquette che c'erano io. Mi sono messo sopra queste signorine che facevano finta di vestire i saldi, e mi sono scattato 4 foto che poi ho ammucchiato, e perché appunto ieri era la fine del mese, oggi era estate, quindi ho pensato che l'estate per definizione è colore, gioia, festa. Come vedete io stavo nel lato ombra, ma dall'altra parte della strada c'erano, non so, 40 gradi, e mi sono fotografato e l'ho mandato, anche perché oggi io ho cominciato questo mestiere quando non c'erano i telefoni, non c'era niente, c'erano le macchine fotografiche. Oggi la tecnologia ci dà dei supporti. Io ho dei telefoni, in realtà ce ne ho 2, e c'hanno una media di 50-60 mila foto dentro ogni telefono, perché il mio è un lavoro che ha a che fare con gli occhi, con la memoria, con alcuni particolari. Una volta dovevi, come dire, usare la tua memoria, la tua testa, i tuoi occhi, che funzionavano, dovevano funzionare bene, per immagazzinare tutto. Ritorno all'inizio: vivere in una città come Roma, dove i bombardamenti visivi sono milioni, perché tu cammini in una strada e ti arriva di tutto, la tecnologia è fondamentale. Io scatto, non scatto, grazie a te adesso scatto anche i selfie, però non scatto mai a me stesso, se non quei riflessi, e scatto tutto quello che colpisce, che il mio occhio cattura, perché
non lo faccio più passare attraverso il cervello, non lo metabolizzo, non lo metto da parte perché faccio molta fatica, ma riesco a fermarlo con un attimo, con uno scatto veloce, e poi la sera a casa lo trasferisco sul computer, oppure me li riguardo e costruisco una storia che può essere la prossima collezione o un pezzo del dettaglio di un oggetto o una qualsiasi cosa, un qualsiasi mood, che mi aiuta moltissimo professionalmente, perché innanzitutto c'è questo Roma, questa grande possibilità in questo momento della Rinascente. Voi riuscite a vedere dall'altra parte della strada 2000 anni di storia, perché c'è Roma e c'erano questi ragazzi che hanno fatto questi pannelli di oggi. Quindi questo contrasto, questo meticciato ancora una volta di contemporaneo e di antico è quello che ti dà la misura giusta. Poi se lo sai filtrare, magari fai una giacca dove tutto quello che è visto non c'è, ma ci metti una fodera, una giacca blu, ci metti una fodera gialla con due bottoni azzurri, stai riprendendo quel flash che ti è entrato nella testa e l'hai fatto diventare tuo a seconda del tuo stile. Tant'è vero che noi nei nostri social stiamo cercando di spiegare a livello pittografico, a livello appunto di immagini, cosa succede nel momento della creazione di un progetto per arrivare poi alla giacca, anche perché abbiamo fatto una riunione e abbiamo detto vabbè, continuiamo a mettere tutte le giacche blu, come tutti i grossi marchi del mondo, ho fatto la giacca blu, eccola qua. Per chi non è del mestiere, è una giacca blu, punto, finisce la storia. Allora abbiamo detto, ma la nostra giacca blu da dove viene? E nella realtà c'è un grosso lavoro, un lavoro di ricerca, un lavoro di tessuto, un lavoro di costruzione, poi c'è il lavoro del modellista che non farà la giacca blu degli altri stilisti, perché lui fa la sua modellazione che è scaturita dal tuo progetto, poi c'è il tagliatore e poi c'è chi costruisce, quindi c'è tutto un mondo dietro questa giacca che io a un certo punto, anche supportato da Laura e da quell'altro staff, abbiamo detto perché non facciamo vedere al mondo cosa c'è dietro una giacca. E quindi noi abbiamo cominciato dal 1 luglio a raccontare attraverso Instagram, attraverso Facebook, Twitter, cosa c'è dietro una giacca. E quindi magari adesso la settimana prossima cominceremo a far vedere i risultati della collezione autunno-inverno 21-22 in termini di prodotto, quindi facciamo vedere la giacca. Però è già un mese che raccontiamo come siamo arrivati a quello e forse questo potrà aiutare i giovani che vogliono fare questo mestiere, ma anche uno che si compra una giacca e entra dentro e dice scusa, ma la fodera dov'è? Perché glielo stiamo spiegando che dentro, quello che cercheremo di spiegare ancora di più è che tra la fodera e il tessuto c'è tutto un mondo che ovviamente chi compra non vede, ma esiste, è quello che tiene sulla giacca. Quindi arriveremo anche a destrutturare il progetto, perché così diamo informazioni, diamo notizie, poi se non ti interessa tiri dritto e vai a vedere la giacca dall'altra parte. Ci siamo. Come dice Laura, ricordo che trovarti senza cellulare diventavo matta. Sì. Ascolta una cosa, Massimo, faccio vedere l'ultima foto che è il tuo... Aspetta, la tua teoria e, come ti avevo già accennato, diamo solo un accenno di che cos'è e l'andremo a, come hai appena detto, destrutturare settimana dopo settimana. Bene, allora non voglio correggerti mai nella vita, ma non è una mia teoria, è un progetto a cui abbiamo fatto un riferimento, abbiamo studiato. Okay. Una decina d'anni fa nel mondo, per convenzione stilistica, c'era la teoria delle 3F, che erano fashion, food and furniture. Non per niente nel mondo è chiaro che funziona l'inglese, ma non siamo italiani e quindi abbiamo capito casualmente che queste 3F era la teoria delle 3A, con una cosa meno poetica: invece di fashion è abbigliamento, invece di furniture è arredamento, invece di food è alimentazione. Quindi siamo diventati meno poetici, ma siamo diventati probabilmente più comprensibili in Italia. Poi piano piano ci siamo guardati intorno e abbiamo detto no, non è vero, l'Italia non è questo, l'Italia è anche altro, e abbiamo cominciato a collezionare altre A fino a che siamo arrivati al numero perfetto di 8 A. Quando parliamo di abbigliamento, ovviamente di arredamento, di alimentazione,
è molto semplice. Quando parliamo di accoglienza, parliamo di tutto quello che gira intorno agli alberghi, alle case, alle strutture di ricezione, ai musei, tutto quello che accoglie. E l'Italia dovrebbe continuare, anzi ricominciare ad accogliere, perché accogliendo non solo ti contamini e cresci, ma cresce tutto, cresce l'economia, cresce la conoscenza. Quindi l'accoglienza per noi era fondamentale da inserire nella lista delle A. Siamo bravissimi a fare le macchine, le moto, vinciamo di tutto, e quindi l'automotive ci doveva essere. Non dimentichiamo che non guardiamo oggi Lamborghini, Ferrari, per non dire nomi, ma noi all'inizio del secolo, con Isotta Fraschini, con Pininfarina, cioè, siamo stati pionieri nel mondo dell'automotive. Un signore che si chiamava Ford, che nel mondo ha fatto la storia, è venuto da noi a capire alcune situazioni. Poi lui ha inventato la catena di montaggio perché è americano, però l'automotive era di dovere dentro la teoria delle A. L'arte è inutile che ve la spiego, cioè dove ti giri c'è arte, quindi l'arte è un pilastro del Made in Italy. L'architettura, partendo appunto dal Colosseo per finire alla Nuvola di Fuchs per Roma, ma parliamo di qualsiasi artefatto architettonico che c'è in Italia da 5.000 anni a ieri, per forza la teoria doveva esserci. Queste 8 A sono la teoria che porta avanti il concetto del Made in Italy nel mondo. Noi viviamo perché esportiamo moltissimi prodotti, e il grosso di questi 8 prodotti sta in questi 8. L'ottavo è esportabile un po' meno, si chiama Armonia. Non dimentichiamo che noi siamo famosi nel mondo per il Festival di Sanremo, ma abbiamo inventato l'opera. E quindi anche lì riusciamo a essere solidi, contemporanei e vivere di armonia. Abbiamo avuto dei compositori che il mondo non solo se li sogna, facciamo delle opere liriche che anche Mozart veniva a produrre in Italia. Quindi stiamo parlando di centinaia di anni fa, dove grandissimi geni della produzione musicale venivano in Italia a produrre le opere, perché a parte che li prendevano per... Quindi l'armonia l'abbiamo intesa come armonia, perché la nostra musica, le nostre scuole, il Conservatorio di Santa Cecilia, le orchestre, i ragazzi che studiano per arrivare ai Maneskin che vincono l'Eurofestival, fa parte dell'armonia. Anche questo è Made in Italy. Le ultime 2 A che abbiamo aggiunto per mettere dentro anche chi tutte queste 8 A in un modo o nell'altro non le vive, ma le subisce, nel senso che le compra, abbiamo scoperto che ci sono 2 A fondamentali. Una che è l'amicizia, che è sempre un A, e diventare amico è importantissimo, perché da bambini, quando guardavamo le strisce di Peanuts, voglio dire, che lì da soli erano terribili. Quindi bisogna andare a cercare le persone che sono da sole, cercare di capire perché stanno da solo e provare a diventare amici di queste persone. Ma l'ultima, la decima, quella che non si dice mai perché i numeri sono 9, più lo 0 e l'1 che diventa 10, è l'amore, che è la benzina di tutto. Cioè tutte le 8 A, le 9 A, tutte le A del mondo, senza amore non vanno da nessuna parte. È chiaro che poi l'amore viene bilanciato dallo yin e yang dell'odio, che ci deve stare, sennò uno siamo tutti scemi. Però ragazzi, scegliete sempre l'amore, comunque, anche se è difficile, anche se è dura, anche se non paga spesso, però veramente, se vi alzate la mattina è perché è un gesto d'amore. E quindi abbiamo deciso di mettere nelle 8 A per noi l'amico e l'amore, qualunque esso sia, l'amore per gli animali, l'amore per una persona, l'amore per il lavoro, amore. Un pezzo d'amore alla fine della giornata ti risolve la vita. Quindi la teoria delle 8 A più 2 è una teoria che è stata approvata a livello istituzionale, perché, ripeto, dietro a questa storia molto narrativa, come dicevo all'inizio, ci sono centinaia di piccole e medie aziende che producono oggetti che vengono venduti nel mondo, punto. Una delle mie funzioni, oltre a fare il direttore di qua, è raccontare nelle università questa storia attraverso dei corsi di fashion design o di design, appunto. Perché la mamma di tutto, di tutte queste 8 A, in un modo o nell'altro, è il design, ma la mamma della mamma è l'architetto.
Quindi tutta la moda nasce da architettura. Cioè, storicamente poi bisogna avere il coraggio di rimettere, come dire, le pietre al posto giusto, sennò viene giù tutto. E quindi noi filologicamente, storicamente, scientificamente andiamo a ricostruire in termini di lezioni cos'è l'abbigliamento, cos'è l'arredamento, in termini di trasferimento di informazioni. Poi, se tu vuoi diventare un design, ti farai la tua strada. Io, la mia funzione è di raccontarti come è nato il design, che cos'è il design, a cosa serve il design e chi sono stati i padri fondatori del design. Così nell'architettura, così nell'arte, così nella moda, così in tutto il resto. E questo è il sassolino che abbiamo buttato per la prossima chiacchierata, così. Questo dipende da te, da tutti gli amici che ci hanno ascoltato oggi. Se vogliamo continuare a giocare, io sono disponibilissimo, perché insomma avrei capito che sono molto coinvolto, perché amo profondamente quello che faccio, mi dà da vivere e quindi sono un privilegiato, perché faccio una cosa che mi piace e mi pagano. C'è un sacco di gente che lavora per necessità, io lavoro per piacere e sono un grande privilegiato, quindi se posso aiutare altre persone a condividere questo privilegio sono anche molto contento. Infatti Laura dice... Tu diventi il mio regista. Massimo, una dote di pochi, riesce a vedere le cose coniugando testa e cuore, non si preclude prospettive e questo lo rende illimitato. Beh, insomma, diciamo adesso... che ci sono due o tre cose che io non voglio nella vita. Queste me le sono scritte con veramente con la pietra in testa. Tutto il resto, perché no? Vediamo che succede, capito? Adesso ti do 2 minuti di tempo per dire quello che vuoi, anche non in ambito artistico o di quello che hai parlato fino adesso, qualsiasi cosa. Guarda, ogni tanto me l'hanno fatta questa domanda, me la fanno nei posti più strani e io do una risposta che lascia tutti molto, alcuni basiti. Qualcuno mi ha detto, ma lei è scemo. Allora, il mio grosso sogno, che non riuscirò mai io e non riuscirà mai nessuno, è che chiudano tutti gli ospedali. Questo è il mio sogno da bambino, che spariscano gli ospedali. E tantissimi mi dicono, ma sei scemo, dove ci curiamo? Ma non ci dobbiamo curare, cioè non ci sarà il male più, non ci sarà la malattia. Cioè il mio sogno non è che spariscono gli ospedali inteso come forma di... è che non ci sarà più bisogno di... aggiungo un'altra... di curarsi, cioè la sofferenza umana per me è il male... intoccabile. E tu quando mi hai raccontato quelle cose io dicevo, cazzo, questo non ci sarebbe, capito? Io ho risposto in Cina, ho risposto in Giappone, a Teheran. Qual è il tuo sogno? Che spariscano gli ospedali, proprio sparire, nel senso, come diceva Lucio Dalla, ogni tanto qualcuno muore, sparirà, punto, così. Però vedere una persona che soffre, vedere un bambino che soffre, adesso non arriviamo a dire delle cose, però io a volte parlo con chi di dovere e dico, ma scusa, ma che c'entrano questi bambini che gli prendono dei mali non solo difficili da curare, che spesso sono anche fatali, ma difficili da gestire? C'è un bambino di 7 anni e dai, ma di che stiamo a parlare? Ecco, io non capisco, ma forse non devo capire. E quindi mi sono fatto la mia comfort zone, il mio strategy exit, e quando mi dicono che ti piacerebbe... Non mi piacerebbe neanche che finissero le guerre, perché poi alla fine le guerre, insomma, sono risolvibili, inevitabilmente per definizione finiscono, perché tanto sono politiche, che spariscono gli ospedali, via, proprio, e che i medici diventino altre cose che aiutino altre situazioni. Ma anche, attenzione, io non parlo solo di male fisico, non dimentichiamo le leggi delle persone che hanno dei grandi disagi, delle grandi difficoltà, fino a pochi anni fa, insomma, si facevano elettroshock, si trattavano le persone, insomma, basali, è inutile che vi dico cose. Ecco, io vorrei far sparire tutto questo, ma non perché non ci fossero, se ci devono essere, che ci sia, come dire, non si può speculare su un anziano, non si può speculare su un dolore, non si può speculare su un male. Per me, forse sarò un inguaribile stupido romantico, però sì, se tu mi chiedi cosa vuoi far sparire, gli ospedali. Tutti. Aggiungiamo la undicesima A, che è la autocura. Ah,
Vabbè, tu dovresti, ecco, allora la prossima volta io faccio i corsi con te di abbigliamento, e poi l'undicesima faccio io in intervista e tu racconti al mondo questo. Quando ti ho raccontato, ma tu sbatti il gomito normalmente contro una. Ecco, però questo è un altro capitolo. Sì, ma la cosa bella è che alla fine della fiera è la porta che serve, non il tuo uomo. Io sono rimasto affascinato dalla tua idea di Togli la giacimento. mano dal microfono. Io sono rimasto affascinato dalla teoria, insomma, dall'immagine del tuo giardino zen, perché io ho avuto il piacere di andare più volte quando vado in Giappone a vedere questa meraviglia dove è nata la filosofia zen, che è un giardino, quello fatto col bricciolino che tutte le mattine pettina, no? E io ti ho visto lì, cioè ho detto, cazzo, questo sta lì e si mette lì, incrocia le gambe e dice, vediamo chi la vince. La cosa che mi ha, io ho visto te, ho visto prendere vai su internet, vai a vedere la foto di questo giardino zen, questo rettangolo pieno di bricciolino, oltretutto lavato, stirato e spolverato. Io proprio ti ho visto prendere un pezzettino di un sassolino alla volta e pulirlo, lustrarlo e rimetterlo lì e prendere quello accanto. Cioè, proprio ho capito, nel senso, ho immaginato la fatica che fai nel tuo percorso di vincere questa bestia che vorrebbe fregarti e che tu giustamente hai deciso di combattere. Insomma, mi hai fatto venire un flash, poi dopo ti faccio le ultime due domande, perché io nel 2006 ho fatto due corsi ad Abano Terme, uno era di giardino zen e l'altro era di calligrafia giapponese, che Allora, vedi il logo ragazzi, qua, vedi il logo lì in alto. voglio dire una cosa, non siamo Totò e Peppino, cioè io questa persona con cui sto parlando l'ho vista una settimana fa per la prima volta e fisicamente non siamo stati più di un'ora insieme, perché poi tutto quello che abbiamo raccontato, lui faceva le foto, lui andava in giro, quindi non è che ci siamo messi in un angoletto e ci siamo E confessati. per questa chiacchierata ci siamo sentiti forse quel giorno, ieri, Bravo. dicendo domani riesci? Sì, bene, basta. Quindi vedi che quello che ti dicevo, che io quando mi sono girato e ho visto questo, che insomma nella realtà la prima cosa che ho visto un nodo in barba, ho detto andiamo bene, perché lui c'ha la barba lunga, probabilmente sudava, c'era dei problemi, si è fatto un nodo per accorciare questa cosa, mi sono girato e ho detto andiamo bene, poi ha alzato la camera e ho detto cazzo è un fotografo, e quindi c'è stata subito un'empatia, c'è stato subito quelle cose che quando entri in una stanza ci stanno 20 persone vai verso una, perché non lo so, non lo sa nessuno, succede. E come vedi, io adesso sto raccontando di quello che lui mi ha raccontato della sua sofferenza e l'ho immaginato come un giardino zen, esce fuori e lui ha fatto un corso sui giardini zen. Quindi forse dentro di noi esistono delle cose nella nostra testa che noi non sappiamo gestire, non sappiamo ancora capire perché usiamo un quarto del cervello, e invece il cervello che non usiamo, che non sappiamo usare, è già avanti, ha già capito E altre lì nel cose. 2006 si mettevano le pietre più o meno grandi nella sabbia e col rastrello si rastrellava tutto attorno e per me è una figata assurda, cioè per alcuni è motivo di stress e per me io mi metto lì, disegno, bellissimo. Come anche la mia firma, pensa a questo Massimo, poi veramente basta. Sì. E, la mia firma proprio nome e cognome, io non faccio nome e cognome, ma faccio cognome e nome perché Come con la penna in mano, sai che col pennello in mano i giapponesi non staccano mai, ma disegnano in aria, no? assolutamente. Io uguale, perché se partivo con la L, a un certo punto dovevo staccarmi tra la O e la R. E quindi ho detto non mi piace. Allora ho cominciato al contrario ed è tutta tonda, no? Ma gli E da lì. orientali, noi usiamo Massimo e Borgia, gli orientali chiamano Borgia Massimo, mettono prima il cognome, in tutti gli orientali. Allora ci sarà un motivo anche per quello, perché io comincio col. Boh, vabbè. Progetti da domani fino alla fine dell'anno. Tantissimi, tantissimi. Innanzitutto questo mese è importantissimo personalmente per il progetto Massimo Borgia, perché con Laura dobbiamo
come dire, mettere a fuoco quello che gli altri andranno in vacanza. Quindi tu e tutti andrete probabilmente sotto gli ombrelloni, avrete più tempo di andare sui social, e quindi noi abbiamo la necessità e l'urgenza di comunicare molto meglio attraverso i social. Quindi stiamo cercando di fare una linea editoriale per i social che sia, come dire, da traino per poi andare in comunicazione ufficiale a settembre-ottobre su cercare di, come dire, portare il pane a pezzetti da un'altra parte. Questa è la prima cosa. Io poi sono occupatissimo e completamente calato in un progetto dell'anno prossimo. L'anno prossimo ci sarà il centenario di Pierpaolo Pasolini, e fa 100 anni, nasce il 5 marzo del 1922, l'anno prossimo saranno 100 anni. Quindi l'Italia sarà piena di manifestazioni, perché per fortuna Pierpaolo Pasolini è del mondo, e quindi ci saranno tanti gruppi, c'è un gruppo a Roma, c'è un gruppo a Milano, un gruppo a Bologna, che faranno degli eventi. Mi auguro, quello che mi piacerebbe veramente è che ci saranno 365 eventi per Pierpaolo Pasolini, perché è il nostro ultimo intellettuale, e che sono 46 anni che cerchiamo di capire perché ce l'hanno ucciso, che ancora non lo sappiamo. Sappiamo che è morto, ma perché non lo sappiamo? Lo intuiamo, ma vorremmo, come dice Dacia Maraini, perché l'avete ucciso? Ditecelo, a sto punto, dopo 46 anni, almeno toglieteci questa curiosità. Io ho scelto, oltretutto ho avuto il privilegio di incontrarlo il giorno prima che mancasse, perché era un caro amico di, cioè, non è neanche vero che fosse un caro amico di mio papà, ma insomma era un conoscente di mio papà, e io ero con lui a Piazza del Pantheon a prendere un caffè, e l'ho visto. Poi il giorno dopo è arrivata questa notizia, e quindi ho costruito delle idee che andranno ad inserirsi in questo mega centenario. Io ho scelto una linea poco usuale, cioè nel senso, ho chiamato delle persone che conosco da tantissimi anni per molte ragioni, un attore, un grandissimo coreografo, il direttore di un grandissimo conservatorio in Italia. Ho pensato, se Pasolini non fosse, come dire, mancato in quel momento, avrebbe, perché ha fatto il cinema, ovviamente ha scritto, perché ha scritto, ha pensato di più, ha scritto, ha fatto del cinema, però alcune cose non l'ha fatte. E allora a me mi è venuta l'idea di dire, se fosse qui, farebbe questo. E quindi ho progettato 6 eventi per il 2022, usando i suoi concetti, la sua scrittura, la sua misura, e ho cercato di ipotizzare se lui fosse oggi contemporaneo. E quindi ho chiamato un carissimo amico con cui abbiamo condiviso gli studi, e lui è forse il più grande coreografo contemporaneo che c'è in questo momento in Italia e anche nel mondo. E Pierpaolo non ha mai fatto un balletto di classico, sostanzialmente contemporaneo, e gli ho chiesto di creare una cosa, e lui mi ha detto che ci sta lavorando. Ho chiesto ad un attore di fare una cosa diversa, e ho chiesto al direttore di un grandissimo conservatorio di fare la notte di nascita di Pasolini, il 5 marzo, un concerto con una degli emblemi di Pasolini, che era appunto il Vangelo secondo Matteo di Bach, per dire al mondo, eccolo, è tornato, insomma, ecco, 100 anni si fanno una volta, per noi almeno, poi probabilmente il bicentenario non ci saremo. Quindi diciamo che lavoro nel privato, che appunto è Massimo Borgia e tutto quello che gira intorno a Massimo Borgia, e poi sto facendo insieme a tantissime persone di buona volontà, estremamente skillate, nel senso di alta professionalità, perché il conservatorio a cui mi sono rivolto è il più grande conservatorio d'Italia, e lui ipotizza di mettere un'orchestra di 40 elementi di 40 nazionalità diverse. Vuol dire che io ho avuto la scintilla, ma adesso tutto il grosso la farà lui, con il massimo della, perché quando dici il suo nome e dici il nome del conservatorio, nessuno dice vabbè, pizza e fichi, farà questa cosa. E poi sto coinvolgendo uno degli altri due, ovviamente sono delle mostre fotografiche, una ad Atene che si chiama Medea, perché lui fece questa cosa meravigliosa con Maria Callas,
e quindi ho il piacere di fare ad Atene una mostra fotografica sulla Medea e quindi su degli scatti del film, e poi vediamo se riusciamo a fare un paio di eventi. Uno mi piacerebbe l'ultima contaminazione, la NFT, che è il futuro, insomma, questi ragazzi che stanno entrando in questo nuovo capitolo dell'arte contemporanea. Io, perché il graffiti addirittura Pasolini l'aveva già superato, per cui ho pensato di chiamare questi dell'NFT e dire: ma se tu incontrassi Pasolini, cioè quello che mi hai chiesto tu, quale sarebbe la tua reazione? E devo dire che questi ragazzi giovanissimi, 20 anni, che non sanno purtroppo chi è Pasolini, perché la cultura italiana ha fatto di tutto per non far sapere chi era Pasolini alle nuove generazioni, e si sono documentati, e dopo un po' mi hanno detto: ma sai che era proprio figo? Per cui secondo me, se riesco a fare qualcosa in NFT, quindi l'ultima frontiera della tecnologia, coniugata con il grande pensiero di Paolo Pasolini. Punto. Tu buttati in mezzo, perché sarai il fotografo ufficiale di qualsiasi di questi sei eventi. Grazie. Intanto è arrivata Maria per salutarti, che è finita la messa e ci manda in pace. Ti saluta dalla Sicilia. Maria, non so chi sei, ma ti voglio bene, subito. Poi la Trinacria, ma come si fa? Voglio dire, la meraviglia. E concludiamo, concludiamo Massimo, con l'ultima domanda, che è: domani mattina mi alzo e... Ah, domani mattina è lunedì, per cui come tutti quelli che dicono che odiano mande, io sono nato di lunedì, per cui per me lunedì è un nuovo inizio. E c'ho già tutte le scadenzine da mettere in fila, perché c'ho... entro la settimana prossima devo chiudere, che poi vanno tutti in vacanza, questi sei appuntamenti, di chiudere a livello contrattuale Pasolini, quindi devo andare a incontrare Pino, devo andare a incontrare tutte le persone che stanno in questa cosa in un modo o nell'altro, devo andare al commercialista, perché poi c'è tutta la burocrazia dietro un evento, famo una cosa, c'è tutta una burocrazia, i teatri e la SIAE e i diritti, cioè una roba che fa passare la voglia anche a Gesù. Quindi da domani mattina c'è l'ultima settimana reale, dove ci sono i commercialisti, gli avvocati, i notai che mettono in fila le cose, fa la società, l'SRL, e poi sì, chiudere sicuramente, metterò in croce Laura, perché anche lei, insomma, alla fine lei c'ha il suo, però non essendo libero come Borgia e vado verso Pasolini, lei non c'ha il 50% di Borgia, c'ha l'80% di Borgia, quindi anche lei aspetterà la sua vacanza un pochino. Punto. Va bene, ti ringrazio Massimo. Grazie a te, grazie dell'ospitalità e grazie di esserci, assolutamente Lucio. A prestissimo, non vedo l'ora di riportarti lo zaino ovunque sia. E io invece ti prenderò per il tuo compleanno, che hai detto che è più avanti. Sì, un po' più avanti. Io prendo un supporto per il cellulare, così riuscirai a usare due mani per parlare. Lì le parleremo. Cioè, la tecnologia è sempre molto benvenuta, ma a debita distanza. Ascolta, veramente tutto il meglio. Fatti una buona domenica, ci vediamo prestissimo e ci sentiamo nel privato, perché ci dobbiamo pure raccontare. Certo, certo. Ringrazio anche tutti quelli che hanno scritto: Maurizio, Maria, Laura, Changis, Lucrezia, Daniele. Aspetta, quelli che hanno messo like: Paolo, Valeria e tutti quelli che ci hanno seguito anche senza scrivere, mettere like, e ci seguiranno da domani sul canale YouTube Miraggio di Lux. Io ti mando lì, no. Non ti mando il link, mando il link a Laura e lei poi lo spanderà. Se c'è un raggio di Lux sei proprio tu, veramente. Continua a brillare, assolutamente. Un abbraccio forte, a presto. Grazie, buona domenica a te Massimo, buona domenica a tutti. Sì, vai. Okay, ciao. Ciao. Ciao.